Procediamo in Arcadia adesso a vedere altro modulo che è un modulo IFC dove ci dà la possibilità di poter esportare nel formato praticamente standard IFC per il BIM. Difatti, dal menu Home, una volta acquistato il modulo, vediamo la possibilità di utilizzare queste funzioni presenti: importa IFC, converti IFC, esporta IFC. Questo ci dà la possibilità di esportare in questo formato standard e ovviamente in caso di importazione poter convertire gli elementi EFC del progetto in elementi di Arcadia. Vediamo come procedere. Innanzitutto, quindi ho preso un progetto di Arcadia e adesso vado a fare esporta EFC. In Esporta FC mi chiede appunto di andare a scegliere la cartella dove salvare il mio formato EFC, ecco qua, può essere formato IFC 2x3 o IFC ZIP, lasciamo questo qui di default, facciamo salva. In questo caso posso scrivere nome progetto, villa, autore, scegliamo Jack Software. Posso scegliere quelli che sono gli elementi che voglio esportare. In particolar modo, visto che comunque Arcadia lavora prettamente col modulo di architettura, tutto quello lì legato alle varie modulistiche ne posso anche andare ad escludere. Quindi lasciamo solo quello che è l'elemento terreno, elementi multitubi, va bene, lasciamo così, va bene, così alleggeriamo anche quello che è l'elemento. In architettura, ad esempio, possiamo eliminare quelli che sono elementi di oggetti e poi il resto lasciarli tutti così come è stato definito. Quindi una volta fatto questo faccio esportazione e lui provvederà quindi a creare il formato file IFC. Una volta che ho salvato e esportato quello che è il mio file, lo troverò disponibile all'interno della mia cartella. Attendiamo un attimo che venga appunto generato quello che è il file e poi provvederemo quindi anche a reimportare il nostro file IFC in modo da far vedere quindi anche la procedura di importazione del formato IFC o anche quella che è la conversione del file. Ecco qui, esportazione riuscita, quindi adesso andiamo a vedere la nostra cartella ed ecco qui il nostro file IFC. Fatto questo, procediamo adesso a fare l'inserimento e l'importazione interna. Quindi andiamo su modulo di condivisione, importa IFC. Andiamo a prenderci il file. E quindi lui provvederà quindi a verificare tutto quello che è stato importato. Vado a spegnere un attimo l'oggetto costruzione, vediamo, quindi portiamoci sulla villa, ecco qui tutto il modello del terreno che posso tranquillamente andare a vedere tutto quello che sono i vari elementi che vanno a caratterizzare tutti i miei oggetti. Quindi per esempio posso andare a andare nelle proprietà di questo oggetto e vedere appunto quelle che sono le caratteristiche, le unità di misura utilizzate, le dimensioni e quant'altro. Se vado nel 3D vedremo, eccolo qui, questo qui è il mio modello rappresentativo appunto IFC utilizzato. Ovviamente adesso ci sono degli elementi sovrapposti e quindi mi permette di avere una visualizzazione, però ha correttamente importato quello che è il mio blocco IFC. Vedete? Vado automaticamente adesso vado a disattivare un attimo nella vista 3D il mio progetto, ok, e vado a inserire quello che è la villa IFC. Ecco qui. Questo è il mio modulo di inserimento con tutti gli oggetti inseriti per la rappresentazione del formato standard IFC. Possiamo procedere anche, andiamo ad aprire di nuovo gestione progetto, andiamo ad esempio a convertire, quindi apriamo un progetto vuoto, ecco qui, e andiamo adesso a utilizzare il formato per convertirlo in modulo Arcadia. Quindi andiamo sempre sulla gestione di condivisione, di comunicazione, quindi dal menu Home. Andiamo su Convert IFC, vado a prendere il mio file IFC e
qui da questo lato mi permette quindi di andare a estrapolare il contenuto del documento e quindi procedere poi a quella che è la conversione degli elementi oggetto di Arcadia. Ok, ci sono ovviamente degli elementi che vengono verificati e quindi analizzati per vedere se c'è un'importazione ed ecco qui mi ha caricato parte del mio progetto. Ovviamente la scala in questo caso aveva degli elementi oggetto personalizzati, quindi io sono andato e quindi mi va a rappresentare quello che poi è la conversione dell'oggetto modificabile proprio nelle proprietà come normalmente siamo abituati a utilizzarlo.